Positivo il bilancio per la due giorni dedicata alla riforma della crisi d'impresa. L'iniziativa si è svolta presso la Sala dei francesi del Castello Angioino Aragonese di Agropoli nelle giornate di venerdì 24 e sabato 25 maggio e ha visto la partecipazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della Campania. A parlare nel dettaglio delle due giornate di studio il presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della Campania, Carmine Sant'Angelo. A febbraio c'è stata una importante riforma del, del settore. E la riforma prevede un differimento dell'entrata in vigore della norma di 18 mesi, ma questa, questo differimento non è casuale e prevede proprio una fase di preparazione all'entrata in vigore e quindi noi dottori commercialisti insieme agli avvocati abbiamo iniziato un ciclo di seminari per prepararci appunto all'entrata in vigore di questa norma che rivoluziona eh, la crisi d'impresa, rivoluziona quello che fino ad oggi veniva definito il fallimento delle imprese, introduce delle novità molto importanti soprattutto in materia di prevenzione. A proposito di questo è previsto la creazione di un nuovo organismo, un organismo che sarà tenuto presso le Camere di Commercio che avrà appunto il compito di... Eh, di ricevere una serie di segnalazioni che possono consistere in dei campanelli di allarme affinché l'imprenditore non arrivi eh, diciamo già in una fase di crisi in tribunale ma possa risolvere prima preventivamente attraverso questo organismo e attraverso l'aiuto, l'ausilio di professionisti specializzati in, eh, in materia per ritornare eh, diciamo in bonus, per risolvere il problema. Della crisi che eh, attanaglia l'impresa. Questo è il primo incontro che eh, abbiamo organizzato insieme ai commercialisti di studi. Ce ne sono altri in programma, ritengo che sia molto proficuo fare questi seminari insieme perché la figura del commercialista e la figura del legale non devono mai mancare in queste procedure esecutive ma anche in tutto ciò che riguarda la vita delle imprese. Perché sia il commercialista ha una sua specializzazione, l'avvocato, mentre ha una specializzazione specifica più diciamo, legata a quella che è la tiene al processo sia civile ma anche eh, tributario. Infatti il prossimo incontro che faremo insieme con il Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti è il 7 giugno a Vallo della Lucania presso il Consiglio dell'ordine riguarderà proprio la riforma del processo tributario, ovvero del processo tributario telematico.